In un music business che ormai quasi ci impone degli ascolti forzati di brani molto molto prima, mesi prima rispetto all'uscita ufficiale del disco, ho deciso di riservare al nuovo album dei Labyrinth un trattamento del tutto diverso, ovvero aspettare l'uscita, aspettare perlomeno di avere tutto il disco nella sua interezza. E ho fatto bene. Like an eagle, amici di Metal.it, fratelli di Metal, andiamo direttamente al punto, torniamo alle nostre video recensioni e parliamo di Welcome to the Absurd Circus, nuovo album dei Labyrinth, ancora un pieno centro da parte di quella che a tutti gli effetti è la migliore heavy metal band italiana. Perché? Perché una carriera livellata sì ma verso l'alto, così non c'è mai stata, e questo è solamente un altro ennesimo capitolo di una discografia eccelsa. Vi voglio parlare subito di questo disco, ma non prima di aver ringraziato personalmente tutti i nostri abbonati, in particolar modo, questo glielo ho promesso, nel pacchetto Iron Maiden, appunto i nostri abbonati di livello Iron Maiden, che sono No Wonder 74, Giulio Menichini, abbiamo ancora Luca Maggiolini, Alessio Vallerani, Simone Vesci, Grappa Moscato e Alto Volume. Ovviamente oltre a loro, che insomma mi sento di citare, come detto, a livello nominativo, mi sento di ringraziare tutti gli altri abbonati a livello Amarante, nonché tutti ovviamente gli iscritti. A proposito, iscrivetevi alla pagina di Metal.it, è gratis e lo sarà per sempre, ovviamente. Condividete tutti i nostri video che vi piacciono e mettete anche un pollicione in su a questa video recensione di Welcome to the Absurd Circus, ennesimo top album dei Labyrinth. Lo dico subito, le differenze proprio rispetto al disco precedente, Architecture of a God, si limitano alla mancanza di John Macaluso dietro la batteria. C'è ovviamente in sostituzione Matt Peruzzi, che abbiamo già avuto modo di conoscere nel disco di Shining Black, ovviamente il progetto di Olaf Thorsen insieme a Mark Bowles, uscito appunto nel 2020. Vogliamo parlare subito degli aspetti negativi dell'album? Sì, facciamolo subito. La copertina. Ho finito. Sì, la copertina non è un mistero, non mi è piaciuta fin da subito. C'è stata anche qualche battuta scherzosa con i componenti della band, quelli sono gusti prettamente personali, come del resto tutto quanto, ma devo dire che chi se ne frega, cioè voglio dire, se la copertina non è bella, quello potrebbe essere un quid in più, insomma, che può aiutare, ma non stiamo parlando certo di quisquile, perché il disco nella sua interezza è fenomenale, ancora una volta, e lo devo dire in maniera sincera. Di solito sono sempre, non voglio dire molto prevenuto, ma comunque critico, in senso positivo, che aspetto sempre una band, quando si tratta appunto di recensire un disco, non voglio dire che non ho fiducia, ma dico vabbè, vediamo se riescono a mantenere, oppure vediamo se riescono a migliorare quello che hanno fatto. Non me lo aspetto più dai Labyrinth, perché dai Labyrinth ormai io mi aspetto solo dischi meravigliosi, e tant'è, appunto come dicevo prima in apertura di recensione, nell'arco della loro carriera ci hanno regalato solo dischi meravigliosi. Al netto di appunto le varie differenze, questo è un disco che vale perlomeno quanto Architecture of a God. Vi ricordo che quando è uscito l'ho recensito con un 9, forse questo disco al primissimo ascolto, come detto, ho voluto ascoltare tutto insieme, ho voluto aspettare fino all'ultimo, fino a che lo avessi avuto intero nelle mie mani, probabilmente al primo ascolto questo disco mi è piaciuto anche un pizzichino in più del precedente, ma insomma, queste sono veramente cose molto molto centesimali. Il disco è veramente ben fatto, sì, l'iniziale title track, si intuisce, si capisce benissimo che i canoni ormai dei Labyrinth sono quelli, non si può scendere al di sotto. Qualsiasi disco, magari qualcuno potrà piacervi un po' di più, qualcuno potrà piacervi un po' di meno, qualche brano potrà più entrarvi dentro, qualcuno vi piacerà in maniera più, tra virgolette, superficiale, ma insomma, dalla band di Thorsen e Cantarelli sono pressoché certo che non arriverà mai un prodotto dozzinale, deludente, scadente, impossibile, veramente impossibile. Sia dai pezzi più, devo dire, forse in questo album i pezzi, quelli sparati veri, tipo Live Today, forse funzionano ancora un poco meglio rispetto al passato, ma proprio un'inezia, ripeto, mentre quelli che a me comunque emozionano di più sono quelli più, con una patina intimistica, con un
con una retrospettiva più meditata dietro, sono quelli che proprio mi conquistano di più. Ben vengano i pezzi power sparati al 100%, che poi magari, senza magari, che poi dal vivo ci fanno godere davvero. Questo è il disco che veramente mi ha fatto impazzire. Siamo al 24 gennaio, sto registrando questo video il 24 gennaio, giusto un paio di album, un paio di giorni dopo l'uscita, che appunto era stata programmata per il venerdì 22 gennaio. Siamo a gennaio, siamo all'inizio del 2021, e già un nome per la top 10 del 2021 è andato, perché assolutamente Welcome to the Absurd Circus è veramente un disco grandioso che farà tutte le gioie di tutti quelli che, di tutti i fan dei acquisiti dei Labyrinth. Mi sembra impossibile, a meno che qualcuno non si affacci veramente per la prima volta sul mondo dell'heavy metal, qualcuno non conosca i Labyrinth. Insomma, partite da dove volete, potete partire da questo, potete partire da Return to Ever Denied, anche prima, da No Limits, con tutto quello che ci passa in mezzo, con il disco del ritorno, ormai tre album fa praticamente, anche i dischi più sperimentali, se vogliamo, quelli del periodo Without Thorsen, quindi senza Olaf Thorsen, che era, diciamo, passato in pianta stabile a quel momento, in quel momento con Invision Divine. Prendete qualsiasi momento storico della nostra, sì, perché come detto in apertura di video, questa è la band che ci rappresenta, a mio avviso, in maniera migliore, ci fa fare la figura migliore da ormai una vita fa. Mi sembra ieri che Paz Calabrino mi passava al telefono Olaf Thorsen per la prima intervista nel giro promozionale di Return to Heaven Denied, io scrivo su Metal Shock, e lui si era affacciato da così poco sul mondo della musica. Io sono sempre qui a non contare una cippa, mentre lui e i Labyrinth sono ancora a portare in avanti fieramente in tutto il mondo, non solo in Europa, la nostra penisola nel mondo, perlomeno nella musica. Insomma, è avanti, perlomeno per quanto riguarda i Labyrinth, a tanti, tanti, tanti davvero. Prima di salutarvi, io vi ricordo che non c'è solo l'opinione del Graz, perlomeno c'è solo la mia in video, ma c'è la forma testuale ad opera del nostro Sbranf, ad esempio tipo qui, alla mia sinistra, metterò un riquadrino, una scheda, ovviamente anche in descrizione, andatevi a leggere anche la sua recensione, ma vi preannuncio che anche secondo lui è un grande disco, insomma anche secondo tutti è un grande disco, ragazzi, qui non c'è molto da essere discordi, le opinioni convergono sulla qualità estrema dei Labyrinth, qualità che si riconferma nel nuovo arrivato per Frontiers, anche questo per Frontiers, che ovviamente ringraziamo sempre per averci portato un altro ennesimo disco stupendo dei Labyrinth, Welcome to the Absurd Circus. Noi ci rivediamo con la prossima video recensione, ma non solo, tra poco ripartiranno anche i recap, ma comunque stateci dietro con tutte le nostre monografie, approfondimenti, super classifiche e tutto il resto, tutto quello che la radio, ovviamente, non vi dimenticate dell'appuntamento domenicale della radio. Insomma, noi siamo sempre qui, e se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto se vi piace il lavoro di tutto lo staff di Metal.it, cosa primissima, importante, iscrivetevi al nostro canale e ovviamente condividete i nostri video. E se vi va anche di supportarci in maniera particolare, date un'occhiata all'abbonamento, insomma, che potrà ancora espandere di più la gloria. Un saluto a tutti voi, che la gloria sia sempre con voi, dal grazie e da tutto lo staff di Metal.it. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!